schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0. ragazzi, come molti aspettavano, oggi sono uscite due auto. Ragazzi, ne dovevano uscire qualcuna di più, però la Roxar se la sta tirando. Dopo lo sbaglio che ha fatto a tirare fuori tutte le auto, poi le ha tolte, poi le sta rimettendo, diciamo, e se la sta un pochino tirando. Allora, c'è questa macchina, io non ho parole ragazzi, per 2.515.000 mi sembra, la Tyrant, Overflow Tyrant, è una super che secondo me, diciamo, allora, come super esteticamente non mi dice un cazzo, a me però, raga, poi bisogna vedere a voi, magari vi piace pure, ci sta, ci può stare che vi piace, però a me come super non mi dice un cazzo. Per quanto riguarda le prestazioni, forse sarà perché non va molto veloce, ancora non ho avuto l'occasione di fare il test di guida, quindi vi saprò dire con certezza quando l'avrò paragonata con altri veicoli. Però per quanto riguarda a tenuta di strada è ottima, rimane abbastanza su strada, almeno per il mio stile di guida, e io non so uno che va piano, insomma, anche se delle volte inciampica addosso i pali, vabbè, c'è sta, però dipende da quello che sto facendo, insomma, se sto cazzeggiando oppure se sto giocando seriamente. Comunque sia, esteticamente ragazzi, come avete visto pure nel video che vi avevo fatto vedere due settimane fa o la settimana scorsa mi sembra, non è che abbia tutto sto granché come auto, anzi c'ha ben poco, c'ha ste, diciamo, ste modifiche di carbonio che secondo me sono pure del cattivo gusto, è un po' così come auto, poi è soggettivo il gusto delle persone. È anche da provare come auto, e l'unica cosa che vi posso consigliare, magari giusto per guardarla da vicino e per provarla un attimo, andate nel creatore e prendete una gara qualunque e provate quest'auto. Ragazzi, io l'ho comprata per fare il video, ma penso che la venderò presto, e non credo di tenerla quest'auto. Poi magari può essere che al test di velocità mi ricredo, ma ci credo poco che mi ricredo, perché non la vedo molto veloce, e il mio stile tuning è questo. Ragazzi, devo dire che non è un granché come auto, non è un granché come stile, vedete voi ragazzi se comprarla. Secondo me non vale la pena comprarla, e io il mio consiglio è non compratela, perché già c'è la Zera che va molto più veloce di questa, secondo me. Però detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. No mercy.